Con il mister di Ravenna Andrea Borsena vorrei sapere se dai una giustificazione particolare a questa batosta casalinga con il campo. Giustificazione no, è una sconfitta che fa male, ci siamo fatti due gol nei primi 10 minuti da soli, dopo la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo mancato tantissimo sotto porta, ho contato 6 palle nitide da gol, partita nata storta, è finita peggio. Basta, tutto qua. Non saprei neanche in che altro modo analizzarla. Una sconfitta che a 4 giornate dal termine poteva dare un'ulteriore svolta al campionato del Ravenna. Sicuramente, come abbiamo fatto un percorso nel girone di ritorno importante. Alla fine ne mancano 4, quindi dunque su 14 partite, 2 sconfitte e un pareggio. Analizzando il percorso, devo solo dire bravi ragazzi, sicuramente stiamo male, ci fa male, sicuramente serve perché comunque ci saranno ancora 4 giornate, poi i playoff, dobbiamo stare concentrati, vogliamo continuare il nostro percorso, è un incidente che va analizzato, va caricato sulle spalle, lo dovremo vedere, ripeto, analizzare e ricominciare tutto da capo, anche dopo ogni partita, dopo ogni vittoria, ripetevo la stessa identica cosa e non posso cambiare oggi, dobbiamo continuare come se niente fosse. La nostra settimana tipo, il nostro lavoro ci ha portato a fare questo tipo di campionato e la sconfitta, ecco, il dolore e il fastidio che stiamo sentendo dentro, dobbiamo farcene tesoro e cercare di non volerlo più. Ripeto, sono stati due episodi che ci hanno tramortito, mentre invece altre volte eravamo stati bravi a ribaltarla, ci sono state anche quest'oggi le occasioni per poterla ribaltare, perché io sono convinto che se nel primo tempo vai 2-1 la partita ti si riapre, perché a loro comunque un certo di preoccupazione gli entra nella testa, mentre invece non siamo mai stati in grado di buttare dentro questa palla. Quindi a questo punto qui non ci resta che aspettare gli eventuali playoff e poi vedere come andranno. No? Hai ancora fiducia in qualche cosa? Il Rimini mercoledì va a giocare in casa di questa squadra qua. È una signora squadra. Io l'ho detto anche prima della partita che il Carpi a nomi è una signora squadra. Finché non c'è la matematica che ci penalizza, noi continuiamo nel nostro percorso e sicuramente quando la matematica ci penalizzerà dirà che non potremo più andare su diretti, ci aspettano i playoff che voglio farlo nel migliore dei modi. Quindi glielo ho detto ai ragazzi, fino al 31 di maggio, se sarà, qua si lavora forte, si lavora duro. Come se ne spiega questi due attenzione all'inizio partita? Ma per esigenze ho dovuto fare parecchi cambi quest'oggi e quando cambi tanto non sai cosa può succedere. Ho visto il riscaldamento perfetto, bellissimo, ed è la seconda volta che vedo il riscaldamento perfetto. E la prima volta è stata Forlì. Cosa che si dice questo, che quando il Vabbè, e siamo entrati in campo. Volevo in settimana, ho detto cerchiamo di farli sfogare nei primi minuti, cercando di non rischiare niente. Mentre invece non è stato fatto perché lo sapevo che sarebbero partiti forti, vedendo le ultime partite, sapevo che sarebbero venuti a prenderci, sarebbero stati lì pronti per farci del male. Sapevo che avevano qualità nel tiro da fuori, e quindi l'avevamo un po' letta la situazione. Siamo stati ingenui che ci siamo fatti far male come sapevamo, potevano farci male.
avuto un fastidio all'adduttore, quindi non sa, adesso oggi ha fatto una risonanza, vedremo l'entità del guaio, del problema per poi analizzarlo quando lo recupereremo. L'inserimento subito nel primo tempo di Aruna, poi il giocatore ha combinato quella disattenzione che ci è costato il primo gol. Lo hai sostituito perché lo avevi visto un po' fuori fase? Non riusciva, aveva un acciacco un po' al ginocchio, non riusciva a spingere e quindi ho preferito abbassare un Lucignoli, avere gamba, avere anche più di gioco nella palla a terra. Con il 2-0, quindi il risultato compromesso, mi sono giocato già un giocatore più offensivo, cercando di recuperarla già, di avvicinarmi già nel primo tempo al 2-1. Cioè, è la prima sconfitta in campionato in casa dove non abbiamo segnato neanche un gol e abbiamo preso 3 gol dopo i 5 presi a Carpi. È la bestia nera Eh sì, per noi. l'abbiamo incontrato 3 volte, ci ha sconfitto 2 volte e pareggiato una, quindi sicuramente, ma l'ho detto ancora, ripeto, il Carpi è una signora squadra, il Carpi, ecco, bravi noi a mettere, adesso non so quanti punti ci sono in classifica tra noi e loro, perché, ripeto, presa 1-1 è una signora squadra questa squadra. Noi, ripeto, basta, dobbiamo andare avanti, tenerla lì, ogni tanto ricordarci cosa siamo e quanto male fa vivere una situazione del genere. È arrivata la prima sconfitta in casa, siamo a maggio, farei la firma ogni anno se la prima sconfitta in casa arrivasse a maggio. Jessica, le assenze di Polvani e Grazioli sono state in extremis o le hai, come dire, potuto gestire durante la settimana? Lo sapevo già. Grazioli, È in fase di recupero anche lui, su un problema muscolare, è in fase di recupero, però già lo sapevo, Polvani l'abbiamo provato ieri, ma è dato esito negativo, quindi sapevo che avrei dovuto rivoluzionare. Sono stato un po' guardingo nell'espormi ieri in prepartita perché non volevo dare punti di vantaggio all'avversario. Non invece, devo capire perché Belli in quel ruolo lì invece di Podestà è campagna. perché Podestà ieri l'abbiamo visto anche lui un po' acciaccato in rifinitura e stamattina nel summit finale abbiamo deciso di fare questo cambio anche perché poi abbiamo sempre visto che Podestà, quando entra in corsa, in partita in corsa, è molto più determinante. E invece, quando gli abbiamo dato un po' di è partito dall'inizio e forse sentirsi anche un po' più di responsabilità addosso, è andato un po' più in affanno. Quindi, per quello che abbiamo cercato di sfruttarlo sotto questo punto di vista, con l'entrata in corsa. Belli, cioè, hai giocato con 5 anni, hai giocato, quindi no. Sì, Belli è sempre stato un po' penalizzato anche dal fattore degli over, degli under, ok? Non aveva fatto tanto bene, però il ragazzo sotto l'aspetto del lavoro, dell'impegno e tutto, non ha mai mancato un giorno. Sapevo che anche oggi la prestazione sotto l'aspetto dell'agonismo, della voglia e del darci una mano l'avrebbe dato alla squadra e Podestà rispetto a Belli, secondo me, ha un po' più di spunto nel puntare l'uomo, nell'arrivare sul fondo, che quando ho inserito Mendicino volevo che di riempire l'area un po' con questi traversoni. Ecco, nel primo tempo, secondo me, siamo arrivati tante volte sul fondo e il loro vertice, abbiamo colpito perennemente il loro vertice sul primo palo e quello dovevamo essere un po' migliore. Partite in 9 giorni, non No, due, no. fortunatamente no. Ma nel senso, cioè, tenendo giù qualcuno per No, poi. no, 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 perché già eravamo, diciamo, parte prima squadra, 14 giocatori,
quindi abbiamo avuto 5 giocatori in panchina, siamo andati in 19 in panchina, 5 giocatori della Beretti, quindi eravamo in diciamo, difficoltà. Vorrei sapere, Andrea, come puoi giustificare, diciamo così, il secondo gol preso oggi? Cos'è stato? Sì, ne abbiamo visti in Champions League, ne abbiamo visti in che squadra che si gioca lo scudetto in Serie A, quindi sicuramente la possiamo vedere anche sui campi di Serie D. Abbiamo già l'errore, logicamente, è quello del fraintendimento del portiere magari di Federico che non chiama forte il pallone, di Antonini che magari può deviarla fuori mentre invece di provare a giocarla, ma non tanto quello, era il non dargli, diciamo così, motivo di crederci nei primi minuti, quello che io avevo chiesto. Poi l'episodio, andare a analizzare l'episodio, ci sarebbe un episodio ogni 30 secondi di mettersi a tavolino e perderci le ore. È andata così, niente, dobbiamo tirarci sulle maniche e ricominciare a pedalare forte. Pensi che questa sconfitta possa avere delle ripercussioni mercoledì contro la Sammarese? Quello fa parte, credo, del mio lavoro, cercare di fargliela dimenticare e ripartire forte, anche perché Lentigione è a 3 punti da noi, quindi dobbiamo cercare di andare forte. Spero che i ragazzi capiscano che non possiamo buttare alle ortiche tutto il lavoro di un anno fatto benissimo, fatto alla grande, manca lo sprint finale, capitano, perché capita il giorno che la ciambella che non venga col buco giusto, e va bene così. Con il direttore dell'area tecnica Andrea Grammatica, passato un giorno dalla cocente sconfitta in casa con l'Atletic Carpi, una sconfitta molto probabilmente più severa nel risultato rispetto a quello che abbiamo visto in campo. A mente fredda, come l'hai digerita, come l'hai elaborata questa partita? Ma guarda, ho voluto riguardare la partita appositamente stamani, anche se ce l'avevo ben in testa. Secondo me è stata molto severa nel risultato, questo l'hanno riconosciuto anche gli avversari e l'ha riconosciuto anche il pubblico, visto che a me devo ringraziare veramente la curva, devo ringraziare il pubblico di Ravenna perché siamo usciti tra gli applausi, i ragazzi sono usciti tra gli applausi. Secondo me abbiamo fatto gare peggiori di questa. Secondo me abbiamo vinto una partita 3-1 con la Correggese facendo male, abbiamo vinto una partita 2-1 col Fanfulla rischiando tanto, abbiamo vinto una partita 1-0 con l'Alcione lasciando il pallino di gioco agli avversari, abbiamo vinto 2-0 l'ultima con l'Atrizium Atrezzo dove mi sono arrabbiato tantissimo a fine primo tempo e abbiamo sempre vinto con 2 gol di scarto tranne 2 gare. Domenica abbiamo fatto, secondo me, sabato, 75 minuti di produzione offensiva che vorrei sempre vedere nella mia squadra. Poi è chiaro che se mi fermo ad analizzo il risultato, e lo possiamo analizzare, ti verrebbe da dire che è stata una giornata da buttare via tutto. Però noi siamo questi. Hanno inciso tanto gli episodi, tanto gli errori individuali, sicuramente, e questo fa parte del calcio. Tipico di una squadra che va dietro, che ha un'identità di gioco precisa e cerca sempre di proporre, alzi di molto la probabilità di fare un errore individuale, che non una squadra che gioca a caso, di concetto, che lavora solo sull'aggressione. Non saremmo quelli dei 77 punti, non saremmo quelli dei 76 gol fatti. Siamo questi, noi sappiamo come possiamo perdere le partite, possiamo perdere. Non voglio essere presuntuoso, però su errori individuali o su naturalmente un contropiede, una ripartenza perché siamo sbilanciati. Però quando eravamo tutti contenti che vincevamo con 3-4 gol di scarto, come se fosse facile, è perché siamo anche così.
C'è il rammarico perché in una giornata importante gli errori individuali da parte nostra, da parte anche della terna, hanno determinato il risultato, però questo non deve assolutamente inficiare la partita di sabato, quello che abbiamo fatto, perché sarebbe veramente ingeneroso. Io ho letto delle valutazioni che non voglio entrare ora nel dettaglio, di come se qualcuno non avesse mai visto le partite del Ravenna. Non si può estrapolare questa partita qua dalle altre, dal cammino che è stato fatto. Se la vogliamo analizzare, analizziamola bene, perché ci sono state delle occasioni clamorose costruite con 7-8 passaggi di fila, siamo arrivati in porta. Poi la vena degli attaccanti purtroppo non è stata quella delle altre volte, ma come facciamo a sparare addosso sentenza ad attaccanti che hanno prodotto 77 gol? Siamo uno dei migliori attacchi di tutta Italia, cioè sarebbe da folli. Quindi la partita va archiviata, sicuramente ci sono degli errori individuali, un po' di superficialità in alcuni momenti, soprattutto all'inizio della gara, mi ha dato molto fastidio, ma fa parte del mio lavoro, quindi farò le mie valutazioni, ma l'atteggiamento della squadra è stato encomiabile ed è stato riconosciuto dal pubblico. In un contesto di questo campionato, parlo in particolare delle tre squadre di vertice, che stanno facendo un campionato decisamente al di fuori delle medie degli ultimi anni, diventano determinanti, come accennavi tu prima, gli episodi che determinano in negativo dal punto di vista difensivo. Posso pensare anche magari a qualche occasione che è stata sprecata anche con la partita con l'Atletica Carpi. Penso anche ad esempio a, diciamo, qualche svista che poteva riaprire la partita, ad esempio. Allora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, cito una frase del loro direttore sportivo che conosco ed è una persona anche molto competente. E ha detto: se facevate il 2-1 finiva 3-2 questa partita. Quindi era nell'aria alla rimonta perché la nostra produzione offensiva era clamorosamente superiore, non abbiamo subito una ripartenza se non una, quella che ha portato al terzo gol, naturalmente a gara terminata. È chiaro che sono state le occasioni clamorose, in cui due già nel primo tempo che l'avrebbero riaperta e la gara sarebbe andata sui nostri binari. Quindi gli episodi devono andare anche dalla tua parte. C'è stata una svista clamorosa sul gol non assegnato nel secondo tempo, mancavano 32 minuti più recupero, quindi abbiamo fatto il 2-1, non è stato convalidato. Gli episodi da questo punto di vista noi non ci siamo mai lamentati degli arbitraggi, perché è una categoria dove sbagliano in Serie A, figuriamoci in D e figuriamoci se non possiamo sbagliare noi, io per primo. Però pesano in alcuni momenti della partita, in alcuni momenti del campionato. Per dire, c'è stato un rigore clamoroso non dato a Lentigione, nessuno ha detto niente perché Ravenna ha vinto 3-1 a Lentigione, ma rigore su Guidone, dove addirittura ha preso la munizione, è stata una roba solare e non ci siamo permessi di citarlo, ma non perché abbiamo vinto, perché è stato nel nostro stile. Mi ricordo anche con l'Aglianese che è costato caro, c'è sul gol dell'Aglianese un fallo su Polvani nella nostra area di rigore clamoroso mentre lui sta calciando. La palla poi è carambolata sui piedi del loro attaccante, ha fatto gol e non ci siamo mai lamentati. A Forlì, l'hanno visto tutti, l'hanno visto anche le immagini, c'è stato un rigore su un Guidone che su un'azione sua all'interno dell'area di rigore, il giocatore del Forlì ha preso la palla di mano e lì riapre la partita. Ora non mi ricordo se eravamo 2-0 o 1-0, comunque un gol sul finale di tempo che riapre la partita. Domenica l'hanno visto tutti, cioè la palla è entrata di, non so dirti se mezzo metro, 40 centimetri, 30 centimetri, si è visto a velocità normale, l'abbiamo visto nelle immagini, c'era tempo per rimontare. Però questo per dire, per rispondere alla tua domanda, gli episodi in alcuni momenti possono essere determinanti per quanto riguarda il risultato, altri come a Lentigione no, perché la partita era indirizzata. Domenica è la classica partita dove avevi bisogno non dell'episodio contro per riaprirla e probabilmente portarla a casa. Va accettato, all'interno di un campionato spesso si dice si compensano, credo di sì che si compensano, ma nei momenti cruciali è sempre meglio averli a favore, quindi quando vinci i campionati, probabilmente nei momenti cruciali hai gli episodi a favore. Quando arrivi lì e non li vinci, è andato qualcosa storto da questo punto di vista. Però, come ripeto, abbiamo commesso due errori individuali grossi, secondo me sui loro gol c'è stato questo errore individuale
della terna arbitrale, che lo accettiamo, non vogliamo puntare il dito con nessuno, però nell'economia della gara ha un peso specifico enorme, questo è evidente. Assolutamente. Allargando un po' il discorso, 34 partite di campionato, ci sono stati due numeri importanti come punti fatti e la vena realizzativa della squadra. Possiamo fare un ragionamento anche un po' sul percorso che è stato fatto fin qui Sì. da Ravenna e su quello che sarà da qui a fine campionato e poi nei playoff. Allora, noi nella storia del Ravenna recente, mi piace analizzare i numeri, c'è stato solo un campionato, una stagione dove il Ravenna si è avvicinato a questa media punti, la stagione 2001-2002 in eccellenza. E noi ad oggi abbiamo la stessa media punti, siamo quindi in qualsiasi altro girone. Saremo lì a lottarci il primo po' o essere nettamente primi, o ad esempio mi viene in mente il San Donato nel girone toscano che ha fatto un grande percorso, saremo lì a lottare il primo posto, non a 6 punti ma a 1 o 2 punti. Quindi all'interno di un campionato di 9 gironi, a detta di tutti, ma lo dico i numeri, Ravenna ha fatto un percorso straordinario, quindi diventa anche difficile da parte nostra contestare qualcosa alla squadra. Fa specie magari puntare il dito sugli attaccanti domenica, anche se sono stati imprecisi, in una squadra dove ha il capocannoniere del campionato, dove ha le mezzali tipo Caliga, ha fatto 10 gol, tanti assist, la produzione offensiva è stata tanta. Quello che ci eravamo posti inizio anno non dobbiamo scordarcelo, siamo partiti dopo 2 retrocessioni di fila, siamo partiti in una situazione ambientale, sociale particolare e l'obiettivo numero uno era riavvicinare la squadra alla città e far sì che si identificasse in un qualcosa. Questo qualcosa è normale che dovesse rappresentare un valore qualitativo. Lo puoi fare attraverso il gioco, lo puoi fare attraverso la comunicazione, lo puoi fare attraverso le iniziative nei confronti del pubblico della città. Io credo che questi 3 obiettivi li abbiamo raggiunti, al di là di come finirà questo campionato, perché abbiamo avuto numeri risposte importanti dal pubblico, anche se tutti ci auguriamo sempre di poterne avere maggiori, però viviamo anche un momento storico dove non è facile portare il pubblico allo stadio. Abbiamo avuto gradimento riconosciuto a livello nazionale sulla nostra idea di gioco. La cosa che mi ha colpito favorevolmente di domenica è che nonostante la giornata negativa dove poteva portare a frustrazione perché vedi sfuggirti un obiettivo che si era un po' riaperto, la squadra non ha mai, assolutamente mai perso la testa, ha continuato a fare quello che sa fare e il pubblico presente, secondo me, si è riconosciuto in questo. Quindi il Ravenna ha una storia importante, cioè, io ho girato l'Italia e cioè, la sento, la percepisco. Ravenna città ha una storia che è scritta sui libri, quindi non serve che la testimonio io. C'è cultura, c'è grande cultura, c'è qualità della vita e secondo me in un posto così devi produrre calcio qualitativo, non ti puoi permettere attraverso lo sport di fare un qualcosa di diverso rispetto a quella che è la tua storia. Quindi l'idea è molto profonda, parte da quello che è il territorio, stiamo cercando di fare quello che secondo noi richiede una piazza di questo tipo. Crediamo che sia il modo giusto per avvicinare gli sponsor, per far appassionare ancora di più i soci, per avvicinare il pubblico. Abbiamo avuto una risposta importante dai giovani attraverso un'iniziativa che abbiamo fatto con le scuole e sicuramente continueremo. È una sorta di educazione ad un avvicinamento maggiore allo stadio e lo puoi fare solo, tradotto in termini tecnici, producendo calcio. Quindi questo ci piace rimarcarlo perché era un obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio stagione e lo stiamo facendo. Sappiamo che in questo modo di intendere calcio l'errore individuale dietro l'angolo è una categoria comunque di certo non è la Serie A, anche se mi vengono in mente alcune partite di Serie A dove tra portieri e difensori nelle ultime 3-4 giornate se ne è viste, no? Quindi, e soprattutto, ripeto, capita nelle squadre che sono lì lì per raggiungere un obiettivo o fanno un certo tipo di calcio.
vogliamo continuare ad essere questi, non abbiamo mai puntato il dito contro nessuno. Il Ravenna in questo deve essere famiglia e ci auguriamo che la gente si riconosca in questo tipo di calcio, in un momento storico dove c'è poco da godere, no? Se ci si guarda intorno, se si pensa anche a quella che è la situazione generale del mondo, noi nel nostro piccolo vogliamo cercare di fare un qualcosa sempre di propositivo attraverso le iniziative e attraverso quella che è l'espressione del calcio. Questo non lo dimentichiamo, siamo in un girone dove a inizio anno, anche se noi siamo partiti molto più tardi degli altri, in un girone dove io all'inizio ho contato, e tutti mi hanno dato ragione, almeno 5 squadre che partivano con ambizioni dichiarate di vincere il campionato, l'hanno testimoniato attraverso investimenti importanti, molto importanti, ed hanno, tra virgolette, fallito l'annata. E noi siamo riusciti ad introdurci all'interno di queste corazzate facendo qualcosa di importante, ma è chiaro che i numeri poi non mentono. Noi abbiamo 10 over in rosa per scelta. La media delle squadre di questo girone è 15-16 over. Noi abbiamo deciso, dichiarato e deciso non di vogliamo vincere il campionato a tutti i costi, ma abbiamo dichiarato quello che poco fa ho detto, e abbiamo deciso di farlo attraverso i giovani. Noi siamo tra le prime tre squadre del girone che per minutaggio ha schierato più giovani. Ed è inutile citare, sono giovani anche seguiti da categorie superiori. In momenti della stagione delicati è anche normale che le squadre molto giovani possono pagare qualcosina dal punto di vista dell'esperienza, ma non lo rinneghiamo, non possiamo rinnegare un qualcosa che abbiamo deciso di fare a inizio anno, perché si parla tanto di settore giovanile. Il settore giovanile non ha una casa, succede a Ravenna, purtroppo succede all'80% delle squadre in Italia e non è colpa nostra. Però i giovani dobbiamo farli giocare, per farli giocare dobbiamo farli sbagliare, per farli sbagliare li dobbiamo proteggere. Quindi non posso pensare dopo una partita così di sparare la croce addosso ad un giovane, anche perché il vero patrimonio di Ravenna sono loro e ce li vogliamo tenere stretti finché possiamo. Quindi noi siamo tra le squadre più giovani in assoluto del campionato e lo testimoniano i numeri. Siamo la squadra che ha ottenuto nella storia di Ravenna la media punti più alta e in tutta Italia di tutte le squadre di Serie D. Proveremo ad inseguire l'obiettivo che in corso d'opera è diventato raggiungibile con difficoltà, ci proveremo fino all'ultimo, ma dobbiamo essere comunque soddisfatti di quello che è fatto, di è stato fatto. Poi che questo sia migliorabile, non ci dormiamo la notte, no? Questo fa parte del nostro lavoro. Ma ripeto e chiudo, l'idea era quella di costruire una squadra che attraverso il gioco e attraverso la valorizzazione del settore giovanile potesse produrre risultati. Mi ricordo la partita di andata di Rimini dove abbiamo fatto una grande partita, pur rimaneggiati, hanno giocato 3-2003 di Ravenna. È importante, dopo 2 anni dove purtroppo hai perso tanti giovani per causa retrocessione, quindi non era neanche facile ripartire, e ci tengo a fare i complimenti a tutto il settore giovanile, a chi ha lavorato negli anni e a Claudio Treggia, responsabile del settore giovanile, che sta facendo un lavoro straordinario. Domenica in panchina, a leggere la panchina del Ravenna, c'era da gioire da questo punto di vista, perché erano tutti giovani a parte 2 over. Tutti giovani, la maggior parte di Ravenna prodotti dal settore giovanile, abbiamo spesso in settimana aggreghiamo i 2005-2006, oltre ad aver aggregato naturalmente il 2004, questo perché ci siamo dati una linea a inizio anno e vogliamo mantenerla. Non è che perché ci siamo avvicinati a Rimini abbiamo deciso di cambiare strategia, siamo partiti con un'idea di budget oculato, un'idea di costruzione di un metodo che potesse valorizzare il settore giovanile. Questo può passare solo attraverso la riduzione degli over, e così vogliamo andare avanti col nostro passo. Marco, una sconfitta che fa molto male, quella di oggi. Molto Sia male, sì. Molto male perché ovviamente è inutile nasconderlo. Vincendo oggi veramente si faceva bella.
Adesso 6 punti su 4 partite. Noi sicuramente non molliamo di un centimetro, come abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre dimostrato quando eravamo 8 punti. Questo per noi non cambia nulla. Però ovviamente, ripeto, fa male. Adesso ci lecchiamo le ferite e poi da domani mattina si riparte, perché comunque per fortuna mercoledì c'è un'altra partita, almeno smaltiamo subito questa. Il mister ha detto che un pochino vi aspettavate che Cardi partisse forte e vi aveva forse anche un po' preparati a questa Sì, ci aveva avvisato assolutamente, comunque era una squadra che ha dei giocatori di qualità, ma penso che infatti la squadra sia partita bene a mio avviso, nel senso purtroppo ecco, ci siamo fatti due gol su due errori nostri praticamente, però al di là di quelle due occasioni penso sia stata 95 minuti dove si è giocato sempre ad una porta, quindi non mi sento di rimproverare nulla né a me né ai miei compagni né a nessuno, perché comunque la partita è stata preparata perfettamente, la squadra a mio avviso ha fatto una prestazione ottima. Purtroppo, ecco, dire prestazione ottima su un 3-0 sembra un po' da ipocriti, però purtroppo se noi analizziamo e noi che siamo stati dentro l'abbiamo vissuta, dobbiamo essere anche intelligenti e capire che una partita del genere, veramente io nella mia carriera poche ne ho avute dove veramente abbiamo creato, penso, 10 occasioni proprio nitide. Purtroppo, penso che se giocavamo un'altra partita sarebbe continuata su 3-0. Palla oggi non entrava e niente. Imbocchiamoci le maniche, da domani si riparte. Questo Carpi ha saputo difendersi molto bene durante l'arco della partita e poi in contropiede poteva fare ancora male. Sì, beh, è ovvio, sul secondo tempo ci siamo sbilanciati parecchio, loro si sono messi tutti dietro la palla, nonostante questo secondo me la squadra è stata brava ad arginare quel muro che avevano messo davanti la porta, perché comunque siamo andati a concludere veramente davanti la porta tante volte, quindi non siamo stati neanche confusionari nella manovra. Ripeto, è difficile analizzare una partita del genere purtroppo. 3-0, ripeto, fa male, però ripeto, non ho nulla da rimproverare oggi nell'arco proprio dei 95 minuti, non c'è stato 15 minuti dove magari si aveva la sensazione che la squadra era sottotono, anzi, oggi siamo stati, penso, costantemente martelli per 95 minuti. Questa cosa che dici credo sia anche stata riscontrata proprio dal pubblico dello stadio, perché Sì, nel infatti, ecco, ci tengo a dirlo, ha fatto molto piacere comunque vedere poi una risposta dove comunque il tifo si sono accorti, ecco, di questo, quindi a noi fa enormemente piacere la risposta della squadra che si è accorta che veramente penso oggi siamo usciti dal campo senza più un filo di goccia di sudore e di energia. Eravamo tutti stremati sapendo di aver dato veramente l'anima per questa partita. Infatti, ecco, il riscontro della tifoseria è stato molto positivo e questa è una cosa in più che ci deve dare la forza per ripartire da domani. E fra l'altro un altro pericolo insorge in questo momento di lentigione che ci sta proprio aggrappato dietro le spalle. Certo, bisogna guardarci anche lentiggione, guardiamo un piede avanti e un piede dietro. E comunque questa è una squadra, ecco, che guarda sempre in avanti, purtroppo, cioè no, purtroppo, è una cosa positiva. E giustamente abbiamo anche Lentigione che è lì, c'è un secondo posto da difendere e poi comunque nel calcio, ripeto, mai dire mai perché comunque ora il Rimini va a Carpi e niente, ripeto, noi pensiamo a lavorare come sempre con il sorriso, con l'entusiasmo e con la voglia di far bene, poi tireremo le somme a fine anno, ecco, comunque sì, Lentigione è comunque da tenere d'occhio assolutamente.